quando Trieste sei in pizza, meravigliosa città. Quando Trieste sei in pizza, può regalare la barcolana perfetta. Né troppo vento né troppo poco dopo la tempesta di bora alla vigilia. Proverbiale quel posticipo di 2 ore per colorare il golfo di raffiche. Ed ecco allora lo spettacolo delle 1681 vele gonfie sotto barcola e le emozioni che ogni sfida nella sfida riserva. Vascotto fa il serpente con la sua robertissima, scappando dalla marcatura di Iena in partenza, si infila nelle maglie della flotta come un boa fra gli occhi atterriti degli skipper pane e salame. Quell'infilata all'avvio sarà la chiave di volta dell'intera regata. Dietro la Iena nera, targata Udinese, con Benussi e Cosmini in pozzetto, le proverà tutte per riportarsi sotto, ma il Muggesano controllerà ogni alito di vento da Capodistria a Miramare sino a Piazza Unità. Vola letteralmente via, dopo la prima boa, in quella bolina che tanto piace alla Roberta grigio metallizzata. Solo l'inossidabile Duchampou e l'asimmetrico rosso del suo velichivi Harnik per qualche istante gli passa davanti, ma sarà solo la fiammata di un leone indomito che non smette mai di ruggire. Tra i giganti e i croceristi c'è pure gloria per un microbo che sembra Speedy Gonzales e il funambolico Zero Storen che fa godere in diretta nazionale i progettisti di casa. Dietro il minestrone di spin più bello che ci sia. No, non è una zuppa di pesce pulito rozzamente, ma la regata con il più alto numero di partecipanti al mondo, quella in cui, nonostante le raffiche, puoi ancora chiedere acqua in boa e vederti recapitare un bicchiere di malvasia. Quella in cui nessuno è meno importante, da Mario De Sacchetta all'ex baffo sexy Paul Gaillard, che inonda di selfie il suo profilo da star di Coppa America. C'è il Golfo del Nord-Est e la sua tradizione, nella vittoria del Muggesano Vascotto, nel secondo posto transfrontaliero di Benussi e Cosmina e nel terzo dell'Olimpionico di San Giusto Lorenzo Bodini, sullo scafo rosso battezzato Pendragon. Ma c'è soprattutto quell'arrivo di fronte a Piazza Unità, in quello stadio della vela che si apre in faccia alla città. Per migliaia di spettatori un'immagine intensa stampata nella memoria. Una barcolana così non si dimentica più. Come una mula bellissima par, Trieste piena de mar.